Meno male che hanno riaperto perché l'unico difetto, a mio parere, di questo periodo è che chi paga più di tutti è la cultura. Erano chiusi dallo scorso 6 novembre come tutti gli altri luoghi di cultura, ma adesso i musei aretini hanno finalmente riaperto le porte. Nel piccolo l'ingresso per questi posti qua ci teniamo a farlo. Ed i primi visitatori sono così tornati a riaffacciarsi anche nella Cappella Bacci, scrigno che custodisce la leggenda della Vera Croce, i preziosi affreschi di Piero della Francesca. E abbiamo già avuto dei visitatori, non abbiamo avuto particolari problemi per l'apertura perché avevamo già tutte le misure di sicurezza in essere dalla scorsa estate, quindi da quando abbiamo riaperto a luglio. Dunque ingressi contingentati, massimo 10 visitatori per volta, prenotazione obbligatoria, termoscanner all'ingresso e distanziamento sociale. Se si rispetta tutto, credo che comunque la cultura sia ancora accessibile, e in questo momento la cultura, secondo me, è proprio un valore aggiunto e importante, viste le difficoltà che stiamo affrontando. Ma non è comunque una ripresa a pieno regime in questa nuova fase, infatti le aperture sono limitate a 3 turni feriali, dato che il DPCM stabilisce la chiusura nel fine settimana. Nello specifico la Basilica apre il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 18, con orario continuato e con ingressi ogni mezz'ora, massimo 10 persone. La riapertura della Basilica adesso è anche l'occasione per mostrare gli interventi alle vetrate completati nei mesi di chiusura. I lavori erano infatti partiti dal cedimento di una colonna nello scorso gennaio. Da lì ha avuto origine tutto l'intervento. Ovviamente, oltre ad essere intervenuti sulla colonnina stessa che abbiamo completamente sostituito, siamo intervenuti sulle vetrate e quindi iniziando dalla prima abbiamo fatto una riflessione un po' su tutte e sulla base dell'importo del finanziamento che fortunatamente avevamo già ottenuto abbiamo individuato tutte quelle sulle quali saremmo riusciti a intervenire. Con i confini regionali ancora chiusi, quindi l'invito adesso è quello di scoprire o riscoprire il patrimonio culturale che più ci è vicino. Senz'altro è un invito a riscoprire e a rivedere la bellezza di Piero che anche vista quotidianamente non smette mai di stupire, anzi invito perché si scoprono sempre nuovi particolari e c'è sempre qualche aspetto della lettura che ci può aprire nuovi orizzonti.